Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Finalmente ce l'ho fatta, l'ho acquistato, dovevo prenderlo l'anno scorso e per una cosa e l'altra mi era sfuggito. Quest'anno l'ho preso. Questo è il macinone nuovo tipo col doppio taglio, mentre quello normale ha un taglio solo. Ma prima di parlare delle caratteristiche tecniche, vi dico cosa serve a questo disco che è spettacolare. Questo è stato fatto per macinare, distruggere i rovi, soprattutto i rovi. Quindi io ho visto che ne ho molti. Non so se avete visto il video in cui provavo il nuovo filo, con il quale comunque qualche rovo l'avevo distrutto, ma ovviamente parlavamo di 3-4 mm, mezzo centimetro di diametro. Non poteva competere con i rovi più grandi. E allora quest'anno ho preso questo. 770 grammi di peso, acciaio, è brevettato, è italiano. Ha la doppia lama, una di qua, una di là, questo nuovo modello. Mentre il modello precedente, quello più venduto, ovviamente ha un verso solo, ha una lama soltanto. Il produttore è Joans. Questo l'ho acquistato, l'ho preso su Amazon a 26 euro, dopo scrivo esattamente il prezzo, quindi non è un video sponsorizzato. Qua nessuno ci dà niente e dobbiamo acquistarlo. Adesso lo monto. Ovviamente, se siete le prime armi, sappiate che questo qui è sinistrorso, gira a sinistra, al contrario di quelli classici. Per tirarlo ci vuole una chiave 19 in questo caso, sotto c'è il blocco, bisogna ruotare fino a quando si trova una scanalatura, si infila un cacciavite e il disco si blocca. Ecco qua. Andiamo a vedere come lavora, vi faccio vedere i rovi che devo distruggere e ho anche un canneto, vediamo come va. Questo si utilizza dall'alto verso il basso per distruggere i rovi. Comunque adesso lo vediamo insieme. Ovviamente, così come abbiamo detto l'anno scorso, uso la visiera, questa forata, non in plastica perché sennò si appanna, tende ad appannarsi. Le cuffie antirumore, ho i guanti da lavoro, pantaloni lunghi, mi raccomando, e ho acquistato un paio di occhiali da lavoro nuovi con la scanalatura che mi protegge anche ai lati. La metterò qua sotto. Non vi fidate solo di questo perché comunque le cose arrivano negli occhi. Mi sono arrivate anche con gli occhiali e con la visiera, quindi figuratevi senza occhiali. Un paio di guanti. Bene, andiamo a lavorare. Ecco, i rovi su cui lavorerò sono questi. Non ne ho molti, però questi mi danno veramente fastidio. Guardate, parliamo di quasi un dito di diametro, sarà un centimetro circa. Ecco, poi ho qualche potatura, che queste adesso le devo togliere appena libero tutto. Qualche vecchia potatura che è finita nei rovi. Il disco va appoggiato sopra e spinto verso il basso, così lavora. E lui dovrebbe macinare tutto quello che trova sul suo passaggio. Vediamo come funziona. Piccola nota, io non sono un professionista del verde, quindi se c'è qualche professionista che sta guardando il video e vede qualche errore, non mi massacri, io sono solo un privato che cerca di tenere pulito il proprio podere. Non so se vi siete accorti, devo carburare meglio il decespugliatore che mi dà un po' di problemi. Comunque guardate, proprio un coltello caldo nel burro, spettacolare davvero. Adesso vado avanti, questo è quello che devo fare. Adesso piano piano tolgo le potature, ci lavoro ancora un po' e poi vi dico un po' come mi trovo, come mi sono trovato, ma se le premesse sono queste, è spettacolare. Qui ho un piccolo canneto, mi dà fastidio, cresce ogni anno. E di solito lo tagliavo a mano, avevo quelle forbici grandi, quelle cesoie grandi e poi le macinavo nel biotrituratore. Adesso voglio vedere come si comporta qui. Nel frattempo sono passati un paio di giorni da quando ho iniziato il video, ho provato a regolare il carburatore, ma non c'è stato verso, si vede che era arrivato alla fine, anche le membrane non hanno sortito effetto e quindi ho cambiato completamente il carburatore, ne ho messo uno nuovo originale e adesso un'altra cosa.
Adesso dà soddisfazione questo cespugliatore. Ok, vado avanti ancora un po' con i rovi. Bene, vorrei tirare le conclusioni. Sono veramente contento di questo macinone, l'ho usato per un paio d'ore e ho fatto un po' di lavori qua sul canneto. Anche sul canneto si è comportato molto bene, come avete potuto vedere. Se avete un decespugliatore almeno 30 di cilindrata, perché sotto quella cilindrata lì è sconsigliato dal produttore stesso, ecco, magari potete prendere in considerazione anche voi se avete lo stesso problema. Io qui c'ho rovi a non finire e ho quel canneto, poi c'ho i rovi intorno agli ulivi come abbiamo tutti un po'. Quindi spero che questo video vi sia stato utile. Se non lo conoscevate, è un buon attrezzo, costa 25-26 euro su Amazon, ma li vale tutti, onestamente li vale tutti. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto questo video e volete lasciare un pollice in su, ve ne sono grato. Mi raccomando, usiamo sempre le protezioni per non farci male. Buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.